Allora, buongiorno a tutti. Oggi parliamo per un breve momento delle code prioritarie per essere esatti, perché ci serve avere le code prioritarie come blocchetto per affrontare quello che è il vero argomento della giornata ed è come utilizzare Java o comunque un linguaggio di programmazione. Java si presta molto bene perché si riescono a scrivere programmi abbastanza in fretta. Come utilizzare un linguaggio di programmazione per costruirsi un simulatore e affrontare, diciamo, come ausilio a un processo decisionale. Allora, la parte iniziale è quel poco che ci mancava delle cose che dobbiamo fare sulle Java Collection, e sono le code prioritarie, priority queue. Allora, voi avete già visto con Fulvio come una coda molto semplice, diciamo una coda come vorremmo che funzionassero le code alle casse dei supermercati, first in, first out, la prima persona che arriva e anche la prima persona che esce. Una coda di questo tipo può essere molto molto facilmente implementata attraverso una lista e dovrebbe essere quello che ha fatto in classe Corno. Ugualmente, utilizzando una lista, è anche molto facile costruire una struttura non di tipo FIFO ma di tipo LIFO, last in first out. Questa solitamente viene chiamato stack o pila. L'idea è quella di avere un elenco, ad esempio una manciata di monete, e io le impilo sul tavolo. Quando le vado a togliere, l'ultima moneta che ho messo è la prima moneta che tolgo. Quindi, mentre nella coda il primo elemento che entra nella coda è il primo che esce, nel caso della pila l'ultimo che entra è il primo che esce. Entrambe queste strutture dati molto molto semplici, FIFO e LIFO, talmente semplici che un tempo iniziavamo il corso di programmazione avanzata raccontandole, perché erano le più semplici da implementare, possono essere realizzate attraverso una coda, attraverso una lista. Quello che adesso andiamo a guardare in realtà è una coda leggermente più complicata ed è una coda prioritaria. Le code prioritarie vengono talvolta indicate come HPFO, Highest Priority First Out. Il primo elemento che esce dalla coda non è il primo elemento che è entrato o l'ultimo elemento che è entrato, ma è all'interno della coda l'elemento che ha la massima priorità. L'esempio canonico che si fa quando si racconta questo argomento è il pronto soccorso. Se io vado nel pronto soccorso, le persone nel pronto soccorso non vengono servite in base all'ordine di arrivo, ma sperabilmente in base alla gravità. Se l'ultimo arrivato è una persona che sta morendo perché ha un infarto, passa davanti a tutti, ed è giusto che sia così. Adesso, l'esempio del pronto soccorso, che è l'esempio più comune, è facile da capire ed è forse un tantinello troppo drammatico. In realtà la maggior parte delle code e delle strutture che noi ci troviamo ad affrontare sono code di questo tipo, quindi code prioritarie, code in cui io l'elemento che devo estrarre non è l'elemento, il primo che è entrato, ma è in qualche modo quello che devo tirare fuori, perché è quello che ha la priorità massima. Un sacco di possibili esempi, ad esempio immaginate l'algoritmo di Dijkstra. Voi andate, avete un insieme di nodi, e voi in ogni passo dell'algoritmo, se ricordate l'algoritmo di Dijkstra, in ogni passo dell'algoritmo di Dijkstra voi andate a estrarre da questo insieme di nodi non ancora visitati quello che è il nodo più vicino al punto di partenza. Allora, questo vuol dire di fatto una coda prioritaria. Io non vado a tirare via il primo nodo che ho messo, ma vado a tirare via il nodo che in quel momento ha la priorità massima. Fra l'altro è una coda prioritaria interessante perché i nodi variano la loro priorità
quando sono già nella coda, cosa che non è sempre vera. Vediamo come è possibile implementare una coda prioritaria. Allora potremmo usare una lista, esattamente come usavamo una lista per la LIFO e la FIFO, però in questo caso tutte le volte per estrarre un elemento devo scorrere la lista. Quindi ogni volta, se la lista non è ordinata, per estrarre l'elemento di priorità massima devo scorrerla tutta. E quindi rimuovere il massimo cercandolo mi dà una complessità lineare. O grande di n vuol dire che il tempo che ci metto a trovare il massimo cresce linearmente con il numero di elementi che ho nella lista. Tra l'altro una piccola nota, quando si parla di code di priorità si parla di estrarre l'elemento che ha la priorità massima. Quando si parla, molto spesso però nelle implementazioni, si parla di una chiave e si chiede di estrarre l'elemento con chiave minima. Quindi la priorità massima corrisponde alla chiave minima. È abbastanza facile non fare confusione, però ricordate che quando trovate minimo o massimo dovete sempre capire se stavamo parlando della priorità, della chiave o di qualche altra cosa. Quindi con una lista non ordinata abbiamo il problema che ricercare l'elemento minimo è o grande di n. Se noi usiamo una lista ordinata per implementare la nostra coda prioritaria, trovare il massimo è un'operazione che è o grande di 1. O grande di 1 vuol dire tempo costante. Indipendentemente dal numero di elementi della lista, l'elemento di priorità massima è in testa. E quindi andarlo a estrarre non mi costa praticamente nulla. Il tempo non dipende dal numero di elementi che ho nella lista. Diversamente, se aggiungere o eventualmente rimuovere, dipende da come ho implementato la mia lista, comunque sicuramente aggiungere un elemento può avere una complessità di nuovo lineare, perché devo andare a sistemare l'elemento nel punto giusto della lista e quindi di nuovo potrei avere una complessità lineare. Potrei utilizzare un albero di ricerca binario, in questo caso inserimento, aggiungere, andare a vedere qual è il massimo, rimuovere il massimo. Tutte le altre operazioni hanno comunque una complessità che è logaritmica, però il problema è che molto spesso, molto facilmente, l'albero mi diventa sbilanciato, poi devo in qualche modo riuscire a ribilanciarlo, quindi di nuovo ho delle operazioni che non sono particolarmente efficienti. Una cosa che vorrei farvi notare è che le due eventualità che io sto considerando in questa slide sono, da un lato, avere tutti gli elementi a casaccio, alla rinfusa, e poi andare a scorrerli per trovare quello con priorità massima, da una parte, prima opzione. Seconda e terza opzione è avere gli elementi tutti ordinati. Però in realtà a me non serve avere gli elementi tutti ordinati, perché a me serve avere il primo, ma non mi serve avere il secondo o non mi serve avere il terzo. Quindi in realtà, rispetto a un ordine completo, rispetto all'avere tutti i miei elementi in un ordine corretto, per implementare, per realizzare una lista, una coda prioritaria, tutto sommato ho la sensazione che mi servirebbe meno, che non ho bisogno di sapere chi è il quarto e chi è il quinto, mi serve soltanto sapere chi è il primo. Allora, le Java Collection Framework ci mette a disposizione una coda prioritaria. Una coda prioritaria che è anche particolarmente efficiente. In realtà mette a disposizione una interfaccia coda e poi questa interfaccia coda viene realizzata con la coda prioritaria, ad esempio con la coda prioritaria. Iniziamo a guardare le caratteristiche dell'interfaccia coda. Allora, l'interfaccia coda ha bisogno di tre metodi. Un metodo per aggiungere, un metodo per rimuovere e un metodo per guardare chi è il primo senza andarlo a togliere. Quindi aggiungi, rimuovi e element, che è il metodo con cui io vado a guardare qual è il primo.
Questi tre metodi sono, se la coda è vuota, oppure se io sto pensando a una coda, ad esempio, che ha una dimensione fissa, io posso immaginarmi che la mia coda abbia una certa capacità, io provo ad aggiungere un elemento, potrei non poter aggiungere un elemento, oppure potrei non poter togliere, perché la coda è vuota. Quindi nel caso dell'interfaccia delle code, noi abbiamo queste quattro funzioni, in questi quattro metodi, in due versioni, un metodo sicuro e un metodo non sicuro. Fanno esattamente la stessa cosa se funzionano, quando non funzionano fanno cose diverse. Quelle in rosso, quando non funzionano, scatenano un'eccezione. Quelle in verde, quando non funzionano, tipicamente restituiscono null. Offer in realtà mi dice se io posso inserire un elemento oppure no, e mi restituisce falso se non sono riuscito a inserirlo, ad esempio perché la coda era già piena, aveva un certo numero di posizioni e tutte le posizioni erano fisse, sono già piene. Rimuovere e esamina invece restituiscono null se non ci sono elementi da rimuovere o da esaminare. Questa è la versione sicura, quella in verde, quindi poll e pick. Quella in rosso, se non possono funzionare, restituiscono, generano un'eccezione, generano semplicemente un'eccezione. La Java Collection Framework ci mette a disposizione un discreto numero di classi che implementano l'interfaccia della coda. Appunto perché le code sono decisamente importanti e decisamente utili quando programmiamo. Innanzitutto la prima cosa che possiamo notare è che la linked list è una coda. A tutti gli effetti la linked list risponde e soddisfa i metodi dell'interfaccia coda, perché noi possiamo aggiungere, rimuovere, guardare chi è in testa, eccetera. E, ripeto, non a caso, la prima volta che voi avete realizzato una coda, di fatto l'avete realizzata con una lista linkata. Poi abbiamo due classi che vengono chiamate DEC. E queste sono delle classi che permettono l'inserimento e l'estrazione a entrambe le estremità. Quindi in qualche modo possono funzionare come una coda, possono anche funzionare con una LIFO, con una FIFO. Insomma, possiamo immaginarle come dei tubi e io ho la possibilità di inserire e rimuovere dati a entrambe le estremità. Poi se metto da un lato e tolgo dall'altro, avrò una LIFO. Se metto e tolgo dallo stesso lato, avrò una FIFO. E se no, posso mischiare quello che voglio fare. Poi abbiamo una serie di funzioni che in qualche modo garantiscono di bloccarsi se non ci sono dati disponibili oppure se non c'è abbastanza spazio per inserire un nuovo dato. Queste sono tutte le code in qualche modo bloccanti. Allora, le code sono uno strumento essenziale per far comunicare fra di loro diversi processi. Io posso immaginare di affrontare il mio problema e di risolverlo avendo un processo, ad esempio, che fornisce i dati e dall'altra parte un altro processo che, quando ha un dato disponibile, lo prende, fa qualche operazione e a sua volta lo fornisce a qualcun altro. Fra questi due processi io posso mettere una coda, il che vuol dire che se uno dei due processi prova a leggere ma la coda è vuota, si blocca e aspetta fin quando un elemento nella coda arriva e l'altro processo inserisce un elemento e quindi questo elemento può essere passato. Quindi nell'ottica di affrontare il proprio problema con una serie di processi attivi che comunicano fra di loro per far comunicare processi diversi, le code sono uno strumento estremamente utile ed estremamente importante. Infine abbiamo una coda che è thread safe, quindi se il nostro programma funziona su più thread, noi possiamo utilizzarla perché abbiamo comunque la garanzia che non succede che i dati non vengono tutti mischiati e che non succedono cose brutte. Di tutte queste code qui, in realtà noi andremo unicamente a guardare la coda prioritaria, la priority queue, perché siamo comunque in un ambito in cui
usiamo il nostro programma, è fatto da un unico thread, non ci sono processi che devono comunicare, quindi l'unica cosa che realmente ci interessa è la priority queue. Allora, la priority queue fornita nella libreria, nella Java Collection Framework, è decisamente efficiente. Vediamo che il costruttore ha una complessità grande di 1, aggiungere un elemento ha una complessità logaritmica, svuotare la coda, prendere e recuperare l'iteratore, guardare chi è in testa, hanno tutte complessità indipendenti dalla dimensione della coda, come noi possiamo anche immaginarci, andare a vedere chi è in testa alla coda non è influenzato da quanto la coda è lunga. Rimuovere un elemento dalla coda ha di nuovo una complessità logaritmica. Quindi io riesco ad aggiungere e a rimuovere un elemento dalla mia coda con complessità logaritmica. Se ricordate un po' di slide fa, se io implemento il tutto con una lista ho il problema dell'avere una complessità lineare, se io implemento con un BST è vero, ho una complessità logaritmica, però mi scontro molto probabilmente molto in fretta con problemi di bilanciamento. In questo caso non ci sono questi problemi. Qual è la magia? Che la coda viene realizzata attraverso un heap. L'heap è un tipo di albero binario che ha un ordine, in qualche modo un ordine parziale. Per cui, nell'esempio, ogni nodo è minore dei suoi figli. Ho soltanto questo come regola. I figli l'uno con l'altro non è totalmente ordinato come ad esempio il BST, in cui io so che esattamente chi e quali nodi sono in qualsiasi parte. Questo è una specie di è una via di mezzo fra un vettore totalmente disordinato e un BST. In questo esempio, in questo esempio vedete un heap, questo è verificato, la condizione di essere un heap è verificata, potete notare che praticamente tutti i nodi della parte sinistra sono più piccoli dei nodi nella parte destra, quindi è vero che l'elemento più piccolo è sicuramente in testa, ma dov'è ad esempio il secondo elemento già non lo so, oppure se mi chiedo dov'è il terzo elemento, dov'è il quarto elemento, oppure dato un elemento dov'è il suo successore, domanda a cui potevo rispondere in modo estremamente efficiente utilizzando un BST, in questo caso dato un nodo, se io voglio trovare il successore devo scorrerli tutti e guardarli. Un'altra caratteristica estremamente importante degli heap è che, se guardate questo albero, al più l'ultimo livello non è completo. Tutti i nodi esistono tranne nell'ultimo livello, in cui qualche nodo sulla destra manca. Questa caratteristica del BST fa sì che il BST sia memorizzabile in modo molto efficiente all'interno di un vettore. Non andiamo a guardare i dettagli delle varie operazioni delle operazioni sull'heap, però questa caratteristica dell'heap, quindi di essere un albero binario completo tranne l'ultimo livello, fa sì che sia possibile memorizzarlo in un vettore in modo efficiente. Un esempio di coda prioritaria, assolutamente banale, io dichiaro una coda utilizzando di tipo stringa e a questo punto la inizializzo con una priority queue. Nella priority queue inserisco un po' di stringhe e quando andrò a estrarre l'elemento con la stringa minima. Minima cosa vuol dire? Vuol dire che all'interno degli elementi di una priority queue deve esistere un ordine. Quindi per poter istanziare una priority queue di qualche cosa, questo qualche cosa deve implementare l'interfaccia comparable. Quindi deve essere un oggetto che è possibile confrontare. Allora,
I metodi normali come string, interi, eccetera, sono tutti metodi che hanno al loro interno un ordine, tra virgolette, naturale, quindi hanno l'interfaccia comparable. Se io vado a creare una, o voglio creare una lista, una coda prioritaria di elementi creati da me, devo stare attento a creare un sistema per confrontare questi elementi. Vi ricordo che la funzione compareTo mi permette di confrontare due elementi e deve restituire un intero. L'unica cosa che mi interessa di questo intero è se è positivo, negativo o nullo, o zero. Se è zero, i due oggetti sono uguali. Se è positivo, il secondo è più piccolo. Se è negativo, il secondo è più grande. Quindi, per avere una coda prioritaria di oggetti di un certo tipo, questi oggetti devono implementare l'interfaccia comparable. Oppure, alternativa, e voi l'avete vista in una esercitazione, nel costruttore della mia, coda prioritaria, io posso definire in modo esterno, appiccicargli un qualcosa che mi serve per confrontare gli elementi. Quindi io non vado a modificare in realtà la definizione del dato che viene memorizzato dentro la coda prioritaria, ma semplicemente vado ad attaccargli un nuovo sistema per confrontarli. Voi l'avete visto a esercitazione, credo anche a lezione, è possibile definire questa classe per fare il confronto addirittura in modo dinamico dentro la chiamata stessa alla priority queue. Io genero una classe, definisco il metodo comparator e poi lo passo direttamente alla mia funzione. Una piccola nota, l'algoritmo di Dijkstra originale, quello presentato da Dijkstra, aveva come complessità V quadro, dove V è il numero dei vertici. In realtà noi vi abbiamo detto a lezione che Dijkstra ha come complessità E più V log V, dove E è il numero degli archi e V il numero dei vertici, V log V. Allora, questo è possibile solo perché i nodi che devono essere esaminati vengono internamente memorizzati in una struttura estremamente efficiente, che è una coda prioritaria fondamentalmente molto simile all'IP. E adesso non ricordo chi sono i due personaggi che hanno tirato fuori questa implementazione dell'algoritmo di Dijkstra, ma è questa la versione a cui si fa riferimento quando si dice che la complessità è E più V log V. Se lo fate voi mettendo un sistema brutale per trovare il nodo più vicino in ogni passo, state facendo un algoritmo che non è V log V, ma è V quadro. Finita la piccola pausa sulle code prioritarie, possiamo iniziare la parte più, l'altra parte della lezione. Allora, quando dei decision makers, che siete voi, quando voi vi troverete a dover valutare e dover decidere quale alternativa scegliere, come comportarvi davanti a una serie di possibili opzioni, dovete fare una scelta strategica, tattica, perché quello è il momento in cui dovete prendere una decisione importante, diventa fondamentale essere in grado di in qualche modo valutare l'impatto delle mie scelte, prevedere l'impatto delle mie scelte. Allora, su alcuni fenomeni, ad esempio scaglio un sasso verso l'alto, io ho la possibilità di costruire un modello matematico abbastanza preciso, per cui se io scaglio un sasso verso l'alto posso dire che se lo scaglio con una certa forza ho un'equazione che mi dice dove arriverà, come arriverà, eccetera. In molti altri problemi, tendenzialmente tutti i problemi in cui è richiesto qualcuno,
ed è richiesta una scelta intelligente, questo non è possibile, perché i problemi, i processi in qualche modo sono semplicemente troppo complicati per avere direttamente la risposta, per poter immediatamente calcolare qual è l'esito delle nostre scelte e del nostro comportamento. Vuoi perché ci sono una serie di agenti che che comunicano oppure che interagiscono all'interno di uno scenario. Immaginate ad esempio di voler calcolare quale sarebbe l'effetto di aggiungere un semaforo in una strada, oppure di dover modificare i tempi di verde e rosso in una serie di incroci. Allora, i fattori in mezzo sono tanti e sono difficilmente trasformabili in una equazione. Del resto anche l'alternativa di dire costruisco il sistema e provo per vedere come sta andando, la maggior parte delle volte ha dei costi che non sono assolutamente sostenibili. E quindi l'unico modo che io ho per affrontare questo tipo di problemi è solitamente costruire un simulatore. Mi costruisco un oggetto che sia in grado di simulare che cosa succede in alcuni momenti. Allora, quando si parla di simulatori, solitamente viene citato questa frase di Shannon o qualcun'altra di analoga, che dice che un simulatore è un qualche cosa che serve per costruire un modello della realtà e andare a vedere un po' che cosa succede quando io modifico le strategie oppure modifico alcuni parametri e modifico il numero di alcuni agenti, eccetera. Tralasciando la definizione di che cos'è un simulatore, i simulatori a noi servono fondamentalmente per fare analisi di tipo what if, cosa se. Io cerco di raccogliere alcune caratteristiche del mio sistema, cerco di modellare il mio sistema con un simulatore, sono in grado di farlo solitamente, e questo è molto più facile che non scrivere le equazioni che regolano un sistema. È molto più facile simulare un sistema, è molto più facile dire ok, questa è la città, questa è una macchina, per andare da qui a qua ci mette questo tempo perché va a questa velocità, se il semaforo è rosso si ferma. E costruire un simulatore in cui io simulo tutta questa serie di piccoli elementi è molto più facile che non tirare fuori ad esempio l'equazione del traffico o qualche altra cosa simile, forse anche perché almeno siamo ingegneri, io non ho un amore per, non ho una capacità matematica particolarmente elevata. Una volta che io ho il simulatore, quello che devo fare è cercare di, quello per cui ho il simulatore è cercare di valutare che cosa succede al variare di alcuni parametri che per me sono importanti. Questi parametri possono essere ad esempio la quantità di alcune quantità, ad esempio il numero di macchine nel mio incrocio, se voglio, oppure altri parametri che invece sono parametri più strutturali del simulatore, ad esempio qual è il sistema con cui i semafori si accendono e si spengono. Io inserisco un semaforo intelligente che in qualche modo è in grado di capire quanto è lunga la coda, e questo semaforo dà verde e rosso in base a quanto lui immagina che sia lunga la coda su un certo tratto di strada. Sono stati fatti, ce ne sono qui a Torino. Allora io posso variare alcuni parametri del simulatore, alcune strategie che vengono implementate e realizzate da alcuni elementi all'interno del simulatore. L'insieme di queste cose può essere definito come scenario. Una volta che io ho uno scenario, lo do in pasto, lo simulo, aspetto di vedere che cosa succede, osservo i risultati e con questi risultati si spera di capire qualcosa. Qui serve chiaramente l'intelligenza, l'immaginazione della persona, perché il simulatore da solo non fa assolutamente nulla, e l'utente quindi è in grado di leggere questi risultati e capire qualcosa sul esplorare eventualità, ma soprattutto capire
che cosa sta succedendo, eventualmente ha bisogno di creare un nuovo scenario, di provare un nuovo scenario, e il processo viene iterato un certo numero di volte fino a quando la persona intelligente, voi, non avete capito abbastanza del problema, non avete capito abbastanza da prendere le decisioni giuste e le decisioni che sono strategiche, diciamo. Allora, l'analisi di tipo cosa se non è un qualcosa che mi serve a fare previsioni. Il mio obiettivo non è capire che cosa succederà se faccio alcune cose, il mio obiettivo è capire come funziona il sistema, riuscire ad avere un'idea di che cosa capita se io applico alcune particolari strategie. Beh, ovviamente questo meccanismo ha tutta una serie di svantaggi. Il principale vantaggio è che in molti tipi di processo, in molti casi pratici, non ho alternative. E il fatto di non avere alternative è sicuramente un vantaggio per l'unico metodo che mi è rimasto. Gli svantaggi non sono pochi. Allora, la simulazione può essere un processo che richiede molto tempo. Può essere un processo lungo, sia eseguire una simulazione, specialmente se la simulazione è complessa, sia la costruzione del simulatore può essere un processo decisamente lungo. Definire il modello da simulare è un processo lungo che porta via un sacco di tempo, con il rischio di non aver colto alcuni elementi fondamentali e quindi vanificare tutta la mia simulazione, perché non sto simulando qualche cosa di critico. Ogni modello è unico, quindi richiede veramente un lavoro praticamente da zero di modellazione, di costruzione di tutto l'accrocco, di tutto il sistema. In più siete voi quello che deve prendere le decisioni, che decide anche quali sono gli scenari che vuole provare, il che di nuovo è potenzialmente una situazione estremamente pericolosa, perché se voi in quel momento non state pensando a alcune cose, chiaramente non le proverete, non avendole provate non avrete le informazioni indietro. Quindi voi usate un simulatore, ma come strumento che vi aiuta a comprendere, ad analizzare il problema, non come la soluzione. La soluzione non è simulare, il simulatore vi aiuta a esaminare e a capire meglio come funziona un problema. Ho un'altra serie di problemi che solitamente di cose critiche a cui stare attento quando decido di utilizzare un simulatore, ed è come comportarmi con eventuali elementi casuali. Allora, immaginate che ad esempio, tornando al simulatore del traffico, nel mio simulatore del traffico ho tutta una serie di elementi casuali, i pedoni che attraversano, comunque elementi che non sono in grado di considerare nel dettaglio, che alla fine mi conviene considerare elementi casuali. Allora, se io ho tutta una serie di elementi casuali all'interno della mia simulazione, mi trovo ad avere dei risultati che non sono ripetibili. Magari io sto provando i miei semafori e una volta funzionano bene, una volta funzionano male. Perché? Perché in un caso dei fattori che io ho inserito come fattori casuali erano in un certo modo, nell'altro caso sono in un modo diverso. Quindi se io includo, e non è difficile includere in un simulatore degli elementi casuali, se io includo degli elementi casuali mi trovo probabilmente ad avere delle risposte che non sono ripetibili, e questo mi può mettere in difficoltà. D'altra parte, se io fisso tutti gli elementi e azzero in qualche modo la casualità in modo da avere una situazione che è assolutamente ripetibile, è possibile che il mio simulatore di nuovo non mi dia la soluzione giusta, prenda lucciole per lanterne, mi dia una soluzione o comunque mi spinga verso una soluzione che funziona soltanto in quel preciso caso. Questo fenomeno in un altro ambiente viene chiamato overfitting, ed è quando io tiro fuori una serie di meccanismi che mi aiutano a risolvere il mio problema, ma soltanto in quella unica specifica circostanza.
Immaginate di dover ideare una serie di regole per giocare a carte. Allora, se voi giocate sempre con lo stesso mazzo, con la stessa distribuzione di carte a voi e agli avversari, magari tirate fuori delle regole bellissime che però funzionano soltanto se i giocatori hanno esattamente quelle carte. Questo è overfitting. Dall'altra parte, se voi tutte le volte date le carte nuove, magari non riuscite a tirar fuori delle regole perché ogni volta la situazione è diversa e quindi continuate a non trovare il punto in cui queste regole sono applicabili. Quindi i simulatori non sono una soluzione per ogni problema, però diciamo, soprattutto grazie al fatto che molto spesso non abbiamo alternative, vengono utilizzati. Vengono talmente utilizzati che i principali fogli elettronici, Excel, Calc, Numbers, eccetera, hanno al loro interno un qualcosa che vi può aiutare a costruire degli scenari e a valutare una serie di opzioni per controllare che cosa succede se qualcosa o qualcos'altro. Questo è particolarmente utile in campo, ad esempio in campo finanziario. Io posso costruirmi tutta una serie di formule e poi inizio a cercare di vedere che cosa succede al variare tutta una serie di parametri che possono essere casuali, non casuali, fissi, eccetera. E ad esempio il piano io chiedo un prestito alla banca e controllo che cosa succede se negli anni futuri guadagno un tot, io magari riesco a restituirlo, cosa succede se invece guadagno di meno perché sono un impresario, non ho uno stipendio fisso. Allora, se per caso nei prossimi anni guadagno meno, io nel mio foglio posso vedere che quello mi porterebbe a un problema, quindi il prestito che chiedo è un prestito minore. Allora, chi lavora in banca, o comunque chi si occupa di finanza, è solito avere una serie di scenari possibili attraverso fogli di calcolo e per cercare di vedere che cosa succede nelle varie eventualità. Esistono anche tutta una serie di simulatori, ne ho elencati qualcuno, non ne conosco nessuno, ho trovato una serie di articoli che facevano riferimento a questi nomi, ma potrebbero essere qualsiasi cosa, onestamente non li conosco, però ho visto che se non altro esistono numerosi simulatori che possono essere utilizzati per calcolare scenari e fare analisi del tipo allora se allora. La soluzione che noi utilizziamo in questo corso è scriverci un simulatore da zero in Java, perché è questo quello che stiamo facendo in questo corso. Ripeto, il Java si presta abbastanza bene, perché rispetto ad altri linguaggi, come ad esempio il C, il tempo necessario per tirare fuori un giocattolino, un simulatore che riesca a descrivere in modo non bruttissimo il mio problema, non è molto. Java si presta bene a mettere insieme, a modificare, a migliorare successivamente per passi successivi quello su cui stiamo lavorando. Allora, per iniziare a parlare di simulatori, dobbiamo innanzitutto farci qualche domanda sul problema. Allora, la prima domanda che ci facciamo è: il sistema che vogliamo simulare è deterministico o stocastico? Ovvero sia, include degli elementi casuali oppure no? Allora, Voltaire definiva la casualità come la causa nota, cioè l'effetto noto di una causa ignota. Quindi anche la domanda se gli elementi sono casuali oppure no dipende dal livello della simulazione. Se io simulo il traffico, ad esempio, posso dire che il tempo di attraversamento di una certa strada è casuale. Se io vado a simulare macchina per macchina, allora il tempo di percorrenza di una strada non è casuale, perché è deterministico dato la posizione, la velocità e lo stato di tutti i veicoli. Quindi in realtà anche che cosa è casuale e che cosa non è casuale dipende molto dal livello a cui io voglio simulare il mio modello. Molto spesso conviene, per semplicità, considerare casuali delle cose in cui non voglio perdere tempo a entrare nei dettagli.
Però la domanda se tutto è deterministico o se ho degli elementi casuali è sicuramente una domanda importante. Un altro elemento importante è se il mio problema è in qualche modo statico o dinamico, ovvero se il tempo è importante sapere che cosa succede domani pomeriggio piuttosto che ieri sera, oppure sto descrivendo una situazione che è lì fissa in una specie di iperuranio indipendente dal tempo. E la terza domanda è, sono interessato a un simulatore continuo o discreto? Allora, un simulatore discreto è un simulatore in cui io ho una serie di eventi e io sono interessato allo stato del sistema soltanto in alcuni ben precisi eventi, in certi precisi momenti. Non sono interessato allo stato del sistema in qualsiasi istante, io sono interessato allo stato del sistema in alcuni punti. Allora, la maggior parte dei problemi, comunque i problemi di cui ci occuperemo noi, sono dinamici e discreti. Dinamici vuol dire che ci interessa il tempo, discreti vuol dire che non ci interessa ogni istante del tempo, ma ci interessa soltanto che cosa succede o qual è lo stato del sistema in alcuni istanti. E sul fatto di essere deterministici o stocastici, in realtà non vale la pena di affrontare il problema, perché la soluzione che vi propongo, ed è un simulatore a eventi discreti, può molto facilmente utilizzare sia un problema, può molto facilmente essere utilizzato sia in un problema stocastico sia in un problema deterministico. Allora, l'idea di un simulatore a eventi discreti è quella che io ho un sistema e lo stato di questo sistema cambia in alcuni ben precisi punti nel tempo. Io posso definire il punto in cui lo stato del mio sistema cambia come un evento. Quindi il simulatore a eventi discreti avrà al suo interno quella che è chiamata una lista di eventi. Io non sono interessato a cosa succede in un punto qualsiasi del tempo. Io sono interessato a sapere che in un preciso istante il mio sistema cambia. Quando il mio sistema cambia, questo probabilmente innescherà un altro cambiamento in un altro istante di tempo successivo. Quindi un evento nella mia lista degli eventi viene esaminato, viene trattato, viene processato, e il processare questo evento causa un altro evento, uno o più altri eventi. Questi altri eventi vengono buttati nella lista degli eventi. Dalla lista degli eventi io vado a ogni passo a estrarre il prossimo evento, il che vuol dire l'evento più piccolo, l'evento che ha un tempo minore all'interno della lista degli eventi. Il che vuol dire che la lista degli eventi, che per ragioni storiche tutti chiamano lista degli eventi, è in realtà una coda prioritaria. Io ho una coda prioritaria che contiene i miei eventi, in cui butto dentro degli eventi nuovi e in ogni momento, in ogni passo vado a estrarre il primo evento che capita. Due eventi possono essere molto vicini o può passare un anno da un evento all'altro, non mi interessa. Io vado a considerare il sistema soltanto quando tiro fuori l'evento e vado a considerarlo. Immaginate di quel giochino in cui io metto tutte le tessere del domino, do una spinta alla prima e poi man mano cadono. Io posso immaginare che l'evento è che una pedina del domino cade. Quando io processo l'evento, vado a segnare un evento futuro di quando è che cadrà la tesserina dopo. Se le tessere si dividono e si biforcano, quell'evento genererà due eventi e così via. Non mi interessa lo stato del sistema fra la caduta di una tessera e la caduta della successiva, perché io l'unico evento che vado a considerare è la caduta di una tessera. Quindi io ho un simulatore a eventi discreti in cui tutto sommato vado a definire che cosa succede in questi istanti, e quello che succede fra un istante e l'altro non mi riguarda e non mi interessa. Questo vuol dire che
un simulatore a eventi discreti ha più o meno questo aspetto. Io ho la mia coda prioritaria chiamata lista degli eventi, da cui vado a estrarre il prossimo evento, poi avrò in qualche modo il core, un blocco che processa l'evento, va a vedere che cosa succede, farà i cambiamenti di stato, avrà all'interno una serie di stati, farà i cambiamenti di stato necessari e genererà una serie, nessuno, tanti, uno, non lo so, di nuovi eventi. Questi nuovi eventi vengono buttati nella lista degli eventi. Quando ho finito di processare l'evento corrente, mi fermo, passo successivo, estraggo un evento dalla coda degli eventi e vado avanti così, di questo passo. La lista degli eventi deve almeno avere due campi, deve essere composta da elementi che hanno almeno due campi. Questi due campi devono almeno essere quando e cosa. Quando succede l'evento, questo viene chiamato, talvolta viene chiamato timestamp o semplicemente time, ed è quando è che l'evento accade, e un secondo campo che mi dice che cosa è l'evento. Almeno questi due campi servono. Molto spesso servono altri campi che aiutano a descrivere meglio l'evento, oppure posso giocare con le classi di Java in modo da avere soltanto formalmente due campi, ma in realtà riuscire comunque ad appiccicare più informazione a un singolo evento. Il simulatore continua, il mio simulatore eventi discreti, ma tendenzialmente fino a che la coda degli eventi contiene qualcosa. Questa è la situazione più comune. Quando la coda degli eventi si è svuotata, io vado a esaminare quello che è successo e spero di aver capito qualcosa del mio sistema. Questa è la cosa più comune. Esistono e vengono usati altri simulatori, in altre circostanze, simulatori per condizioni che non terminano mai. Ad esempio il tempo. Il tempo, il bel tempo, brutto tempo, se piove oppure no, intendo questo per tempo. Allora questo non termina tendenzialmente, quindi devo avere in qualche modo esterno un modo per bloccarmi, per dire senti, se sei arrivato al giorno tot, fermati, comunque fermati, perché in ogni caso ogni cosa, ogni azione creerà delle reazioni, scatenerà degli altri eventi che verranno schedulati in futuro. Per quanto riguarda il core, il nucleo che fa le simulazioni, invece, tendenzialmente deve avere al suo interno un blocco che fa un po' quello che fa la CPU all'interno di un processore, è il capo, è quello che legge l'evento e decide che cosa succede, processa l'evento e implementa al suo interno, realizza al suo interno una serie di strategie. In base a queste strategie creerà degli altri eventi. Questo manager sicuramente avrà bisogno di appoggiarsi a tutta un'altra serie di strutture, dati all'interno del core, che servono a descrivere il mio sistema. Però molto spesso il simulatore è fatto da tutta una serie di blocchi, fra virgolette, passivi, che descrivono il mio sistema, che modellano in qualche modo il mio sistema, e poi c'è un blocco, fra virgolette, attivo, che riceve l'evento, decide cosa fare, lo fa appoggiandosi o chiedendo o chiamando i blocchi passivi e genera degli altri eventi. Per provare questa idea di simulatore, visto che l'esempio in assoluto più comune è il pronto soccorso, mi sono messo a scrivere un simulatore di un ospedale da campo, tanto per restare sul leggero.
Quindi ipotizzando una serie di feriti che arrivavano all'interno di questo ospedale da campo, perché ospedale da campo e non pronto soccorso? Fondamentalmente perché un ospedale da campo è, tra virgolette, più semplice, nel senso non ho tanti dipartimenti, non ho diverse divisioni, non posso prendere una persona, mandarla in radiologia, eccetera. Mi posso immaginare che arriva un paziente, c'è un medico, il medico lo cura, fine. E quindi un ospedale da campo, provando a vedere che cosa succedeva se in questo ospedale da campo arrivavano più o meno 2000 pazienti in un arco temporale di 5 giorni. Per essere esatti, dalla mezzanotte del 25 ottobre 91 alla mezzanotte successiva del 29, alle 23.59 e 59 del 29 agosto del 91. In questi 5 giorni arrivano 2000 pazienti in questo ospedale. Questi 2000 pazienti arrivano con una distribuzione temporale assolutamente piatta, uniforme, quindi non ci sono momenti in cui ne arrivano di più, semplicemente tirando a caso un numero fra i due estremi, il paziente arriva in quel momento. E questi pazienti hanno un livello di gravità, triage, diverso. Esistono fondamentalmente quattro categorie di pazienti che possono arrivare nel mio ospedale da campo. Abbiamo i codici rossi. Un codice rosso è una persona decisamente messa male, devo curarla nel giro di un'ora, se no muore. Vi ho detto che questo era un esempio particolarmente allegro e non impegnativo. Poi abbiamo i codici gialli. I codici gialli sono pazienti gravini, però tutto sommato in condizioni stabili. Quindi devono essere curati nel giro di 6 ore, se no anche loro passano nell'altro mondo. Codici verdi, i meno gravi, quindi hanno bisogno di cure entro 12 ore, ma posso comunque lasciarli un po' ad aspettare. E poi i codici bianchi. I codici bianchi vengono talvolta definiti negli ospedali militari walking wounded, sono persone che arrivano sulle loro gambe, che sarebbe tanto bello riuscire a curarli, però se non li curo comunque rimangono lì. Perché è gente che è in grado di camminare, di spostarsi e di sopravvivere. E vabbè, all'interno del simulatore mi ha fatto comodo a un certo momento inserire il codice nero, che significa che il paziente è morto. Chiaramente non arrivano morti al pronto soccorso chiedendo di essere curati, perché questo non avrebbe alcun senso. Come tipo di simulazione? Ho provato a semplificare le cose per quanto possibile. Io ho un'unica lunga lista d'attesa di persone che vogliono essere curate. Queste persone, la priorità all'interno di questa lista è definita prima, come primo elemento, dal triage, quindi un codice rosso passerà sempre prima di un codice verde, e all'interno di persone che hanno gravità uguale vale l'ordine in cui sono arrivate. Di nuovo, semplificazione assolutamente brutale. Ogni dottore, un qualsiasi dottore ha bisogno di 30 minuti per curare un paziente, qualsiasi paziente, indipendentemente dalla gravità del paziente, in 30 minuti lo rimette a posto. E dopo i primi 15 minuti il paziente non è più in pericolo di vita. Per cui se la morte di quel paziente era stata prevista in un momento successivo ai primi 15 minuti di cura, quel paziente l'ha scampata. Se la morte del paziente era stata prevista prima di quella metà cura, allora il paziente è morto. Modello assolutamente semplicistico. Ho scelto una via di mezzo fra il modello completamente casuale e il modello completamente deterministico, nel senso che gli arrivi sono casuali, però li ho memorizzati in un database. Quindi sono da un lato casuali, dall'altro lato riproducibili. E chiaramente poi ne posso generare degli altri e vedere cosa succede in un'altra situazione. Però mi appoggio a un database per leggere l'elenco di tutti gli arrivi e in maniera da poter ripetere la mia simulazione. E questo programma è assolutamente hard-coded,
Quindi se io voglio modificare qualcosa, se io voglio modificare la policy con cui tratto i pazienti, se io voglio modificare il numero dei dottori o qualsiasi altro elemento, prendo, cambio il codice e lo rilancio. Non esiste nessun tipo di interfaccia, non esiste nessun tipo di interfaccia grafica o di cosa, semplicemente devo cambiare il codice per fare i miei esperimenti. Per mettere in piedi il simulatore, nella prossima ora e mezzo guarderemo insieme il codice del simulatore e proveremo a vedere qualche esperimento. Intanto vi avverto, vi dico subito che il cuore del simulatore, il nucleo del simulatore è la classe Field Hospital, che è quello, diciamo, che si occupa di gestire gli eventi e di interagire con gli altri blocchi, che però sono puramente passivi, e generare nuovi eventi. I dati fondamentali che ho avuto bisogno di utilizzare in questo simulatore sono la lista degli eventi, che però, come avevo detto, è una priority queue, anche se la chiamiamo lista, una lista dei dottori, e questa qui è una lista veramente, vedete, un array list, e la lista d'attesa. La lista d'attesa è di nuovo una priority queue. Poi un altro po' di dati che comunque è stato necessario considerare sono una mappa, che mi permette di associare e di trattare i vari pazienti in modo da fare direttamente accesso ai vari pazienti e vedere come stanno, vedere se sono vivi o altre informazioni. Comunque ho bisogno di memorizzare i vari pazienti e una classe veramente semplicissima che mi tiene traccia di qualche statistica. Le uniche statistiche che considero sono quante persone sono morte sui 2000 arrivi e quanto hanno aspettato in base alla gravità del loro stato. Quindi quanto hanno aspettato i codici rossi, attesa minima, attesa media, attesa massima, codici gialli, codici verdi e codici bianchi. Le solite classi, accessorie che possiamo aver bisogno, DAO, BIN e DB Connect, che a questo punto vi accompagneranno per il resto del corso fino all'esame, esame incluso, in modo da poter mettere i dati sul database e leggere i dati dei pazienti e degli orari di arrivo. Tutto questo possiamo fare una veloce pausa e poi andiamo a vedere il codice più nel dettaglio.